Buonasera, benvenuti a quest'altra puntata di Metamorfosi, la Calabria che cambia. Ogni settimana affrontiamo, come ormai spero sappiate, uno degli argomenti importanti della nostra terra, cercando di non fare catastrofismo, ma invece di pensare a delle soluzioni, quindi una trasmissione che vuole essere in positivo la nostra. Oggi però un po' di catastrofe dobbiamo parlare, perché oggi incontreremo la Protezione Civile, anche due sindaci che hanno qualche problemino con il dissesto idrogeologico. Infatti parleremo appunto dei problemi che ha la nostra terra in questo campo, e purtroppo non sono pochi. E allora vi presento i nostri ospiti, che già vedete inquadrati. Comincio nell'ordine in cui sono seduti. Edoardo D'Andrea, ingegnere della Protezione Civile Calabrese, buonasera, grazie per essere con noi. Salvatore Mazzeo, che è uno dei dirigenti della Protezione Civile della Regione Calabria, buonasera anche a lei. Buonasera. Gianni Papasso, sindaco di Cassano Ionio, con lui discuteremo soprattutto di questo grande problema che c'è stato agli scavi di Sibari, ma c'è anche altro, insomma, grazie per essere con noi. E Giuseppe Aieta, che è sindaco invece di Cetraro, altra zona importante della nostra regione. Sulla parte costiera i problemi, devo dire, anche in questo caso non mancano. Allora, cominciamo subito con fare un quadro di quello che è la regione Calabria, la Calabria dal punto di vista, ecco, del dissesto idrogeologico. Mazzeo, vorrei cominciare con lei. Ci faccia un quadro, ma è vero o no che tutti i comuni della Calabria in qualche modo sono a rischio? Beh, giusto per fare così un'analisi un po' sommaria, è chiaro, in questa occasione possiamo farla così in maniera sommaria. Non è da oggi che comunque la Calabria è considerata, insomma, talmente vulnerabile da avere, insomma, la maggior parte dei comuni, insomma, diciamo, a rischio di dissesto idrogeologico. Quindi è una situazione che man mano, anzi negli ultimi anni, si è ulteriormente aggravata, vista le conosciute condizioni climatiche che si sono via via, insomma, sempre più hanno afflitto il territorio nostro. Quindi noi curiamo la parte della previsione, quindi vuol dire sappiamo bene come in questi ultimi due anni si siano registrati degli eventi, vuol dire, climatici particolarmente, vuol dire, aggressivi nei confronti del nostro territorio, e quindi non hanno fatto altro che peggiorare la situazione. Purtroppo, vuol dire, quello che è, vuol dire, una situazione che possa, così, la ricetta che possa mettere, vuol dire, un idoneo, vuol dire, possa individuare un'idonea strategia di intervento, comporta, diciamo, una scelta molto forte sotto il campo delle risorse, vuol dire, proprio da, vuol dire, mettere in campo, perché sono decine e decine, insomma, i milioni di euro, vuol dire anche centinaia, diciamo, milioni di euro, perché andrebbero a essere impegnati per, diciamo, la messa in sicurezza di tutto il territorio calabrese. Quello infatti che noi facciamo in maniera molto precisa e puntuale è proprio quello di monitorare affinché tutto il territorio possa essere per tempo avvisato quando ci sono questi fenomeni, insomma, in arrivo. E quindi è chiaro che ogni territorio, ogni amministrazione, vuol dire che comunque ha la visione molto più dettagliata del proprio territorio, sa quali sono, voglio dire, i punti più vulnerabili. Va da sé. E vuol dire, questo quindi è un'ulteriore, vuol dire, occasione, magari, che per evidenziare l'esigenza di proprio pianificare anche nel proprio territorio, quindi avere questi famosi piani emergenza, che fanno comunque sicuramente riferimento e non possono non tenere presente della vulnerabilità del proprio territorio come ente locale. Senti, i comuni, chiaro, ce l'hanno questi piani? Allora, i comuni, diciamo, da una nostra stima che abbiamo fatto, voglio dire, come settore protezione civile, purtroppo sfiora il 50%. Quindi, un dato, insomma, che per noi, voglio dire, sconfortante. L'abbiamo, voglio dire, registrato da poco. Quello che abbiamo cercato di fare, abbiamo messo in campo, grazie, voglio dire, anche al nostro intervento, sia per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, sia quindi rischio, mitigazione del rischio idrogeologico, sia per quanto riguarda mitigazione del rischio sismico. Quindi noi, per andare incontro e quindi per accorciare i tempi proprio di redazione di questi piani, abbiamo così studiato, concerto anche con il presente, anche l'ingegnere D'Andrea, nonché l'ingegnere Sette, comunque, che cura la parte dell'idrogeologico, la redazione, la compilazione di alcuni piani speditivi, che comunque siano
non sono pienamente sostitutivi da quello che è un piano di emergenza di carattere globale. Però per quanto riguarda i rischi, quelli che attualmente vuol dire sono maggiormente diciamo, tangibili, no? Quello del rischio idrogeologico e del rischio sismico, danno la possibilità, compilando 5, 6 pagine, 7 pagine, di avere delle informazioni che sono cruciali, sono importantissime, sia per il comune stesso che li dovrà adottare e sia per chi come la regione, ovvero speriamo mai anche il Dipartimento Nazionale in caso di un evento di tipo C, e quindi vuol dire comporta anche l'intervento dall'esterno, è un evento catastrofico, quindi è comunque sì, il peggiore, è il peggiore, max emergenza, quindi consentire sia, come dicevo prima, al comune di avere un piano e quindi sapere già in casa che cosa si deve fare e chi lo deve fare e quindi dove sono, vuol dire, i punti vulnerabili, ma anche chi deve arrivare dall'esterno per portare i soccorsi o intervenire all'esterno, avere questa possibilità. Allora, questo è solo, surrogato, però è importantissimo. Sentiamo come stanno messi questo comune, allora, cominciamo da Cassano. Cassano, voi ce l'avete questo piano? Abbiamo il piano, lo stiamo aggiornando in sinergia con l'Ufficio regionale della protezione civile. Anzi, devo dire che siccome sono previste delle aree anche di sosta, informo il dottore Mazzei perché ha mandato i suoi uomini durante l'estate scorsa, che è uno di quei fabbricati pericolanti che stanno dinanzi di rimpetto al Palazzo Municipale di Cassano. Ovviamente è stato abbattuto qualche giorno fa e lì si sta creando un'area di sosta. Il problema adesso, sempre per quanto concerne quell'area, è che il rischio, purtroppo anche con l'abbattimento, è aumentato sempre di più, ma il piano c'è, lo aggiorneremo a breve perché è giusto dotarsi di uno strumento importante che dovrebbe salvaguardare, mettere nelle condizioni comuni di poter operare, ma soprattutto avere un meccanismo, un processo che possa tutelare il cittadino. Allora, Cetraro ce l'ha pure il piano? Non solo Cetraro ha il piano d'emergenza, chiaramente. Ma Cetraro ha redatto un master plan, ha assunto un geologo, un master plan dei rischi, cioè abbiamo mappato tutto il territorio comunale evidenziando le zone più deboli con forti criticità, abbiamo tra l'altro stato questo approvato dall'ABR, dall'autorità di bacino regionale, e abbiamo fatto dei progetti per cui noi siamo entrati nella fase 1 della regione Calabria. Abbiamo già realizzato le opere, i progetti per cui avevamo ricevuto 3 milioni di euro e naturalmente come dire, in questi mesi, in questi anni, perché quello che dice il dottore Mazzei è verissimo, attenzione, perché è chiaro che bisogna scindere le due cose, il rischio sismico da quello del dissesto idrogeologico, però lei considera che solo nella mia città qualche mese fa, dai dati, dagli indicatori pluviometrici che sono arrivati, è piovuto in tre ore quando non piove in un mese. Questo significa che un territorio che non è abituato a sopportare questa quantità di acqua, chiaro che da qualche parte poi scarica. E allora che cosa fare? Perché poi gli strumenti per contenere questi eventi meteorologici sono pochissimi che hanno in mano i comuni, mantenere i fossi, le incisioni pulite naturalmente, le cunette delle strade, dire ai cittadini con ordinanze, e c'è nella mia città un'ordinanza che impone ai cittadini di tenere puliti i fondi che hanno, perché molto spesso i disastri che si verificano sono causa di terreni incolti. Quindi ci sono responsabilità del cittadino. Voi riuscite a controllarle queste cose? Non riusciamo a controllarlo, però insomma noi abbiamo una squadra che ci consente ci vuole un'educazione, insomma, di contenere. In più, se posso aggiungere, che la città di Cetraro è stata proposta come centro com, un po' per via del porto turistico, che è una via di fuga naturale in un evento catastrofico, no? Sismico, eccetera, un po' per il suo ospedale, che ricordo che è un ospedale sicuro, facilmente raggiungibile da nord e da sud, che è vicino il porto e che ha un'elisuperficie fondamentale in questi casi. Cioè, tutte queste cose la Protezione Civile le conosce bene, tra l'altro io ho un rapporto
bellissimo con la protezione civile, perché ho avuto a che fare con i disastri già appena insediati. Ricordo che l'attuale dirigente di Cosenza, Rizzuti, fu un angelo in quelle nottate terribili e tremende, quando si dovevano sgomberare le famiglie. Poi però che cosa capita? Perché attenzione, oggi abbiamo la possibilità di parlare col dottore Mazzelli. Io vi ricordo che le ordinanze fatte il 2009 e il 2010, e il Comune di Cetrara ha avuto riconosciuto il 100% degli interventi, perché non abbiamo fatto muri, abbiamo solo, come dire, protetto i cittadini, così come Bertolaso mi aveva detto, avendo avuto riconosciuto il 100%, noi abbiamo avuto del 2009 il 70% dei fondi, quindi manca il 30%, e del 2010 abbiamo avuto solo il 30%, quindi manca il 70%. Sindaco Battecasso, no, questo mi serve, perché questa occasione che ho oggi, che abbiamo, diciamo noi amministratori, con il rispetto che io porto alla protezione civile, che sono un po' come i vigili del fuoco americani, no? Cosa si fa? Le ditte che hanno lavorato nel 2009 e nel 2010, grazie alle quali abbiamo tutelato i nostri cittadini, abbiamo sgomberato le strade, insomma abbiamo messo in sicurezza il territorio, oggi non rispondono, perché giustamente vantano un credito dal comune, che a sua volta lo vanta dalla regione, che a sua volta lo vanta dalla presidenza del Consiglio dei Quindi Ministri. Diciamo, la lentezza burocratica diventa un rischio in questo caso. È un rischio, peggio di quello idrogeologico in questo caso, perché avendo a che fare con delle ditte private, grazie al cielo ci sono territori che possono vantare un numero cospicuo di ditte, questo ci consente di intervenire. Non, ripeto, perché è successo anche in Calabria, che durante questi eventi catastrofici ci sono stati sindaci che a cor leggero hanno costruito muri, hanno costruito ponti. Questo non si fa, si mette in sicurezza il territorio e naturalmente l'incolumità dei cittadini. Allora sindaco, io vorrei fare un passo indietro, perché vorrei parlare invece con l'ingegnere D'Andrea su come oggi è organizzata la protezione civile, ecco, perché non tutti lo sanno, su cosa si basa, come siete organizzati a livello regionale, com'è il vostro rapporto con i sindaci, come funziona, riusciamo a fare un quadro brevemente? Dunque, fondamentalmente stiamo parlando di un sistema gerarchico, quindi c'è un livello nazionale, uno regionale, uno provinciale e uno comunale. Quello nazionale, lo diceva il sindaco di Cetraro, è la presidenza del Dipartimento, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento di Protezione Civile, che coordina, diciamo, e sovrintenda le attività sui territori. Poi abbiamo le regioni nella loro autonomia, che sovrintendono e quindi fanno un'attività di programmazione e istituiscono linee guida per la redazione dei piani di protezione civile, e in questo subentra appunto anche per il tramite delle province. Le province sono su due livelli, perché c'è l'amministrazione provinciale, ma c'è anche il prefetto nell'ambito provinciale, e quindi mantengono quindi rapporti con i comuni. E poi ci sono le associazioni sul territorio. Poi c'è il volontariato. Dunque, noi come settore siamo organizzati per articolazioni. Quindi c'è il settore di cui è dirigente il dottore Mazzeo, poi ci sono delle articolazioni nell'ambito, quindi c'è l'articolazione per il rischio idrogeologico, c'è l'articolazione per il rischio sismico, c'è un ufficio del volontariato regionale che detiene l'albo regionale, in albi provinciali, quindi tramite le nostre unità operative poi si arriva nei territori provinciali. A questo proposito, proprio qualche giorno fa la Protezione Civile Regionale ha dato in uso alle diverse associazioni che sono sul territorio calabrese diversi nuovi mezzi. Noi abbiamo un contributo di Franco Torchia, che è il capo supremo della Protezione Civile, sottosegretario al Consiglio regionale per la Protezione Civile. Guardiamo cosa è successo qualche giorno fa alla Mezza Terra, Germaneto meglio, alla vostra sede, quando sono stati consegnati questi mezzi, e sentiamo anche Torchia che ci spiega l'utilità di questi mezzi, adesso poi lo commentiamo. Sentiamo questo contributo. È giusto che i mezzi che fanno parte della colonna mobile regionale siano a disposizione delle associazioni
che sono componenti essenziali della colonna mobile regionale e soprattutto che siano dislocati sul territorio. La dislocazione sul territorio è molto importante perché quando succede un'emergenza in una data località, voi sapete che la Calabria com'è morfologicamente composta, è difficile che su un territorio così lungo un'associazione da Reggio Calabria possa intervenire su Cosenza. Quindi è necessario che i mezzi siano dislocati sul territorio e a disposizione delle associazioni che lavorano H24 sulle emergenze. Comunque il problema è la dislocazione che serve soprattutto per la fase di prevenzione, perché il nostro obiettivo non è tanto dare i mezzi per lavorare nelle fasi emergenziali, che in ogni caso ci sono sempre e comunque, il lavoro vero che bisogna fare è quello sulla prevenzione e sul controllo del territorio. Quindi se le associazioni e gli enti che fanno parte del sistema di protezione civile sono muniti degli strumenti necessari, possono controllare il territorio adeguatamente e quindi intervenire anche in caso di emergenza. Allora, Torchi ha puntato l'attenzione sulla prevenzione. Io prima però da Mazzeo vorrei qualche numero, ecco, di qualche mezzi si tratta, li avete consegnati tutti oppure ancora ce ne avete qualcuno da consegnare? No, non li abbiamo consegnati tutti, noi diciamo abbiamo acquistato questi mezzi grazie ai fondi comunitari per Calabria. Che mezzi sono nel dettaglio? Sì, questi abbiamo potenziato la nostra colonna mobile per l'antincendio boschivo, acquistando 12 autobotti, quindi per l'antincendio boschivo, e 20 pick-up trazione integrale con modulo antincendio, un modulo antincendio particolare che comunque si chiama proprio, soprannominato modulo IFEX, che consente di ottimizzare 400 litri di acqua tra una miscela acqua-aria di ottenere un estinguente per 4.000 litri. Quindi sono mezzi molto tecnologicamente avanzati, molto dinamici, agili, perché comunque un'autobotte comunque, anche se porta 4.000 litri, paradossalmente è molto più a volte efficace un mezzo del genere, comunque riesce ad arrivare a percorrere degli itinerari e comunque l'autobot alla fine non ci arriva. Quindi abbiamo così cercato un po' di potenziare, come dicevo io, la nostra colonna mobile regionale, affidando proprio l'utilizzo di questi nuovi mezzi antincendio a associazioni di volontariato che operano per lo spegnimento boschivo, dell'antincendio boschivo. Quindi vuol dire, oltre ad avere la possibilità di avere subito sul posto questi mezzi, noi abbiamo preservato anche una parte di questi mezzi, soprattutto le autobotti, circa 5 autobotti, perché stiamo per perfezionare un accordo, un protocollo con l'URBI, quindi con l'Unione dei Consorzi di Bonifica a livello regionale, per affidare a loro direttamente e quindi coprire anche dei territori strategici, vedi l'Alta Calabria, vedi Cetraro, vedi anche la parte orientale della Calabria, e comunque abbiamo individuato questi, colgo l'occasione per ribadire questo concetto, cioè alla fine noi anche questi mezzi li abbiamo acquistati per darli in uso gratuito, ma fanno parte della colonna mobile. Ecco, mi spiega un'altra cosa, Torchi diceva sempre prevenzione, ecco, quanto è importante la prevenzione, quanto si risparmia prevenendo, ecco, o questi soldi, uno potrebbe dire, non avete comprato questi mezzi, sono soldi buttati, abbiamo altri problemi, usiamoli diversamente questi soldi, ma ecco, mi faccio capire questa cosa. Purtroppo nella fattispecie, il mezzo che si occupa di spegnimento di un incendio boschivo poca prevenzione può fare, perché alla fine interviene solo per spegnere. E purtroppo per noi la prevenzione per noi è quella di dislocarli strategicamente, affidandoli proprio a associazioni che comunque fanno questo lavoro volontariamente dell'antincendio boschivo, e quindi magari avere l'oculatezza di fornire anche comuni che tramite le associazioni sempre comunque avranno la possibilità di difendere il proprio territorio. Quindi la previsione è comunque quella di coprire quanto più possibile, perché comunque le associazioni di volontariato hanno anche le loro dotazioni, certo, che già avevano prima o comunque che privatamente si sono adoperati per acquistare, e quindi abbiamo ulteriormente potenziato questo tipo di attività dell'antincendio boschivo. Ecco. Una cosa importante è che le autobotti che abbiamo acquistato hanno anche un utilizzo versatile.
Uno, perché possono essere utilizzati anche in emergenza come rifornimento idrico, perché hanno su nostra commissione una cisterna in acciaio inox. Quindi comunque quindi sono 4 livelli di acqua potabile. E voglio dire, anche hanno la predisposizione di montare sia il vomere che lo spargisale in caso di neve. Utilizzare anche sia come spazzaneve che come spargisale. Quindi questo era stato proprio nel capitolo speciale dell'appalto, era stato proprio indicato precisamente quella, la nostra esigenza era quella di avere un mezzo completo. Smart, che d'estate servisse a spegnere il fuoco e d'inverno chiaramente o a trasportare l'acqua, diciamo, in caso di emergenza, o comunque a spalare la neve o a spargere il sale. I nostri 216 di oggi hanno un territorio che in entrambi i casi è sia marino sia montano, quindi avete, devo dire, problemi di ogni genere. Allora, io sto lasciando da parte il discorso degli scavi, ci arriviamo dopo, Sindaco, però nel vostro territorio, ecco, se uno deve descrivere il territorio di Cassano e quindi Sibari, che poi Sibari è anche più nota di Cassano, volendo, quali sono i problemi tra mare e monti? Ecco, lei oggi c'ha qui il responsabile della protezione civile. Voi quale emergenza avete nel vostro territorio? Ah, noi partiamo dal mare, quindi dal livello del mare, e arriviamo a 600 metri d'altezza, forse anche più. E da Cassano Centro, andando verso la collina, noi abbiamo grossi problemi di rischio idrogeologico. La protezione civile durante l'estate, su mia richiesta, ha fotografato e intervenuto relazionato su alcune zone. Il problema è che mancano le risorse, perché durante l'estate, appena io mi sono insediato, ho dovuto sgomberare una famiglia perché abitavo in un fabbricato pericolante, ho dovuto sgomberare tutte le famiglie circostanti e ho dovuto trovare anche quattrini per abbattere questo fabbricato e per mettere in sicurezza l'area. E attraverso l'autorità di bacino, c'era un intervento già in corso a Cassano, siamo intervenuti, però insomma c'è un gravissimo rischio. Ho chiesto alla Protezione Civile, con cui il rapporto è costante e quotidiano, anche di essere assistiti per censire tutte le abitazioni che possono avere problemi. Ancora non l'abbiamo fatto, io spero che questo lo possiamo fare nelle prossime settimane, perché c'è anche un rischio da parte del sindaco, perché nel momento in cui l'abitazione viene censita c'è l'esigenza di adottare il provvedimento. Però io credo che una persona che voglia fare il proprio dovere in fondo debba assumersi le responsabilità. Per esempio stamattina a Cassano Centro io ho demolito, ho ordinato la demolizione di un vecchio granaio 600 metri quadri circa, perché l'ufficio tecnico comunale, anche a seguito di segnalazione da parte di alcuni cittadini, aveva segnalato uno stato di pericolo imminente, mi ha detto che quella struttura poteva collassare da un momento all'altro. Io non sono per le recinzioni, per chiamare un'impresa, qui paghiamo prima di mettere la recinzione e poi l'affitto e la recinzione stessa, no? Ipocrisia, che non hanno ragione di essere. Sono quelle ipocrisie che poi allontanano i cittadini dalla politica e dalle amministrazioni, che si spendono soldi e poi senza fare niente. Se il fabbricato non ci può stare, adottiamo il provvedimento più consono, che è quello dell'abbattimento. In questo caso abbiamo abbattuto, vorremmo realizzare una piazza, ma attraverso un concorso di idee, un bando, una progettazione partecipata. Però buona parte del territorio collinare di Cassano, quindi quando incominciamo a salire, ha grossi problemi. Io sono fortemente preoccupato perché c'è una strada che è chiusa, che collega Cassano con Civita, c'è la parte centrale dell'abitato dove la Protezione Civile ha visto e ha gravissimo rischio idrogeologico, la parte degli istituti scolastici di via Figurella eccetera ha grossi problemi. Insomma, siamo fortemente preoccupati. Ciò che è accaduto a Sibari è ben altra cosa, poi magari se ci sarà la possibilità è un capitolo a parte. Io vorrei soltanto che lei mi dicesse in una parola, ecco, questi problemi che ci ha detto, la strada, il centro abitato eccetera, è stato fatto un piano per andare verso una risoluzione, cioè i cittadini sono stati tranquillizzati? Il piano lo stiamo elaborando, perché nel corso degli anni si è fatto finta di niente, man mano che c'era un problema chiudiamo. Poi c'è l'altro problema, chiudiamo e recintiamo. Poi c'è l'altro problema, questa strada non la utilizziamo più. Io credo che non bisogna fare così, bisogna fare un piano di recupero idrogeologico del territorio, ma occorrono, come diceva il sindaco di Cerrare, le risorse.
Il problema è sempre quello, i soldi. Il problema sono le risorse. Anche il mio comune, c'è stata l'esondazione del cratere nel 2008, e il comune ha avuto a che fare con delle ditte, delle imprese, insomma è stata data il rimborso dell'80%, adesso la mia amministrazione comunale si trova con debiti fuori bilancio, perché non è, certo. Il debito fuori bilancio costituisce un problema di recuperare la somma in bilancio, ma anche alcune preoccupazioni sulla stabilità finanziaria, insomma. La regione, chi di competenza di questo si dovrebbe occupare. Peraltro Valcassano ha un centro storico bellissimo che non l'ha visto, farebbe bene ad andarci. Io voglio dare atto, poco noto, esatto, io voglio dare atto alla Protezione Civile, per esempio, che in piena estate, eravamo a luglio, dottore Mazzeo, dinanzi al Teatro Comunale dove stamattina abbiamo demolito, sprofondata la strada, io ho dovuto ordinare, come dire, la chiusura della stessa, perché si è venuta a determinare, è stata scoperta una cavità carsica. C'è una buca al centro lì, nel passato si era verificato più o meno la stessa cosa, si è chiuso, si è fatto finta di niente. Poi c'era un finanziamento che la Protezione Civile nel frattempo aveva garantito al Comune di Cassano, sono andato al dottore Mazzei, il quale mi ha fatto come utilizzare la rimanente parte del finanziamento, e ci sono i lavori in corso per chiudere. Ma mi piace questo rapporto. Attimo, Cetraro, volevo sentire Cetraro. Io mi ricordo adesso ad occhio un po' di problemi, poi ce l'avete, il lungomare, un ponte crollato quest'inverno, le frane negli anni scorsi, insomma, sindaco, anche voi avete mare e monti. Il nostro è un territorio, insomma, di 65 km quadrati, che è largamente urbanizzato, che è il guaio dei nostri territori, e che naturalmente ha avuto problemi negli anni di erosione costiera e naturalmente di dissesto idrogeologico. Nel 2009 la più forte esperienza che io potessi fare, spero sia l'ultima, da sindaco, è che nello stesso giorno collassavano i versanti e avanzava il mare, per cui ci trovavamo in mezzo ad un disastro. Per cui abbiamo naturalmente messo in piedi una macchina di progettisti ai quali abbiamo chiesto, comunali chiaramente, ai quali abbiamo chiesto cosa si potesse fare per far fronte a questo. E in questo momento abbiamo realizzato al mare una parte di lungomare che è andato bene, l'altra parte di 1 milione di euro, non so per quale errore, se della ditta o della direzione lavori, il muro sta avendo dei problemi, perché la tipologia progettuale prevedeva una difesa a mare di una barriera soffolta a 80 metri dalla battigia e naturalmente il muro in cemento armato. È stato fatto solo il muro, per cui oggi, per un effetto indotto che mi spiegava l'ingegnere D'Andrea, che naturalmente ho invitato a fare una visita a Cetraro, si avverte nelle case un fenomeno parasismico. Una vibrazione. Sì, una vibrazione che naturalmente, giustamente e legittimamente, lascia i cittadini preoccupati. Ma io volevo dire un'altra cosa. Quando il sindaco di Cassano parlava della voragine, della cavità carsica, eccetera, voi lo sapete che i sondaggi vanno fuori dalle ordinanze di protezione civile che fanno i sindaci, cioè la protezione civile non ti riconosce la spesa dei sondaggi, per cui no, come non ti riconosce la spesa per gli alberghi, per i pernottamenti delle case e delle famiglie sgomberate, come non ti riconosce il trasporto degli alunni quando tu chiudi una scuola, per cui il disastro annunciato dei bilanci è ormai evidente, per cui non solo devi riconoscere i debiti fuori bilancio, non solo devi contrarre mutui per colmare questi fossi, è il caso di dirlo proprio, ma in più c'hai la gente arrabbiata perché non risolve il problema. Allora, in questo quadro si è iniziato bene la prima fase, la seconda fase, la Regione Calabria, io credo che arriveremo a un punto in cui dovremmo definire alcune questioni. È chiaro che neanche la Regione Calabria è in grado di soddisfare tutte le richieste dei comuni della Calabria, questo è impossibile, lo capiamo, ma ci sono delle emergenze in ogni comune che io credo possano essere gestite. Il resto tocca ai comuni, perché non bisogna poi scaricare sempre responsabilità. Io non le scarico più, perché mi rendo conto delle cose che io devo fare, tant'è che proprio per le cose che devo fare ho voluto questo master plan dei rischi. Io so dove sono i rischi nella mia città e dove intervenire, e ho assunto un geologo
impianto stabile a tempo indeterminato, perché abbiamo bisogno di geologi e non possiamo spendere sempre soldi per il geologo. E questo è importante. Allora, Mazzeo, le do la parola tra un minuto, perché noi abbiamo la pubblicità, ci dobbiamo fermare giusto un attimo e poi torniamo qui. Stiamo parlando, come avete capito, di dissesto idrogeologico con la Protezione Civile e due sindaci del nostro territorio. A tra poco. Eccoci ancora, buonasera, grazie per essere con noi. Oggi stiamo parlando di disastri della nostra terra insieme a due rappresentanti della Protezione Civile, D'Andrea e Mazzeo, e ai sindaci di Cassano Ionio e di Cetraro. Allora, ci siamo lasciati, Mazzeo, con il sindaco di Cetraro che diceva bisogna fare qualcosa, lo devono fare i comuni, la Protezione Civile lo fa, mi piace sentire che ci sono dei rapporti buoni tra di voi, quindi tra i diversi rappresentanti regionali e del territorio, specificamente i sindaci. Mazzeo, è sempre solo una questione di fondi, però come possiamo fare? Dunque, io preliminarmente vorrei cogliere un assist che mi ha fornito il sindaco di Cetraro proprio su una delle attività importanti, che è quella proprio della pianificazione sul territorio, quindi il piano di emergenza che è fatto secondo tutti i crismi. Noi forniamo il supporto tecnico, quindi una fase istruttoria, perché poi alla fine del tempo sono anche stati, voglio dire, parzialmente finanziati. Certo. Voglio, no? Quindi, però è importante, questa è una delle, della quarta attività, che poi riassumo quali sono, per fare uno spaccato un po' puntuale su quello che è la Protezione Civile regionale, quello che deve e che può fare, no? Perché alla fine si fa a volte gli occhi comuni, alla fine si attribuiscono, voglio dire, delle competenze che in effetti poi magari non ci sono. Uno degli aspetti fondamentali che come nostra mission ci impegniamo e ci siamo impegnati da 2 anni a questa parte è quella della promozione della cultura di Protezione Civile. Nel dettaglio, quello di promuovere e pubblicizzare a fianco dei comuni i loro piani nei confronti dei loro cittadini. Cioè, che il comune di Cetraro abbia un piano impeccabile e che non lo conoscono i propri cittadini non ha nessuna valenza. C'è tendenza zero l'efficacia di questo piano. Certo. Cioè noi, man mano che noi, è chiaro, abbiamo avuto, cosa vuol dire, l'occasione purtroppo propizia nel pollino di dare una forte accelerazione, sì, per far redigere questi piani anche in modo speditivo sulla pianificazione sismica. Ma abbiamo detto, siamo lì a disposizione sia tecnicamente per redigerli, ma anche per pubblicizzarli a tutta la cittadinanza. Perché è chiaro che se un cittadino conosce il piano della propria città, nel caso dell'emergenza sa già in anticipo dove deve andare e cosa dovrebbe fare, anche se è coordinato dal sindaco e autorità locale di Protezione Civile. Ecco, Mazzeo, come fa un cittadino che abita nel comune X per conoscere questa cosa? Io l'ho messo sul sito del comune. Allora, si va, clicca e se lo legge tutto. Allora, con la leggenda, chiaramente. Uno strumento è il sito. Un altro strumento può essere, voglio dire, anche il materiale, voglio dire, cartaceo, dove per colorazioni ognuno individua la propria parte di territorio dove ci abita e sa per associazione di colori qual è la sua area di attesa, qual è la sua via di fuga. Quindi questa è una cosa, voglio dire, che comunque aiuta tantissimo, soprattutto anche crea anche il confronto, e questa diminuzione di distanze tra l'istituzione e il tessuto sociale stesso. Questa per noi è una cosa fondamentale che facciamo tramite le associazioni di volontariato, ma anche tramite il mondo della scuola. Noi abbiamo siglato 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, un protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, anche soprattutto per promuovere, grazie, voglio dire, anche alla redazione dei piani dei vari sindaci, questa cultura di protezione civile. E questa è prevenzione. Questa protezione civile che si occupa di previsione. Noi abbiamo una sala operativa in H24 su Germaneto, nonché che fanno da contraltare Cosenza e Reggio Calabria, che anche ha 2 sale operative in H24, più Crotone e Vibo, che hanno 2 sale operative in H12. Questo ci serve, ci dà l'opportunità di diramare le nostre gli allerta meteo, che abbiamo ulteriormente potenziato la loro efficacia aprendo delle caselle di posta elettronica certificata, quindi anche per migliorare la velocità. Abbiamo dato a disposizione una piattaforma che dovrà essere, voglio dire, riempita di contenuti, nel senso di un database. Mazzeo, scusi, le faccio una domanda, le interrompo solo per una domanda, però mi deve rispondere molto telegraficamente a questa cosa. Queste allerte meteo che arrivano, sì, no, a volte sono esagerate, a volte uno dice non mi è arrivata in tempo, ma questa allerta viene vista da alcuni comuni come se fosse una sorta di giustificazione, come per dire alla Protezione Civile si giustifica, io ve l'ho detto, poi quello che succede succede.
Come la dobbiamo considerare invece sta cosa? Innanzitutto dovremmo fare una digressione sulla gerarchia delle fonti. Se c'è una legge primaria e poi una delle direttive che provengono dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che fa sue la Regione e li ribalta a sua volta agli enti locali, poco ci si può fare che quello è che l'autorità locale di protezione civile ha il compito di recepire quello che sono i messaggi allertamento, che si dividono in, così facciamo anche un riepilogo velocissimo, c'è un messaggio di allertamento di carattere generico che emana il centro funzionale di Roma e lo lancia alla protezione civile regionale, quale là, a sua volta lo invia a tutti, perché riguarda nella sua interezza la regione, quindi è un messaggio molto generico, che dà delle previsioni, quindi un lasso di tempo. Il centro funzionale regionale, che attualmente è in capo all'ARPACAL, centro funzionale regionale, fa un ulteriore messaggio molto più dettagliato, perché la nostra Calabria è divisa in 6 zone, quindi individua quali sono le zone che potranno essere colpite da quell'evento meteorologico che originariamente ci è stato segnalato. Quindi diventa più puntuale la cosa. Sì. Successivamente, che cosa sono sul territorio, grazie all'apposizionamento di 147 stazioni pluviometriche, vengono registrate in tempo reale i millimetri di pioggia che cadono su quella porzione del territorio, e fa sì che grazie a un algoritmo si possano, vuol dire, calcolare i superamenti di soglia, che comunque sono strettamente connessi al rischio proprio del territorio stesso. Se un comune sa di avere un territorio particolarmente a rischio per X motivi e arriva sul suo territorio, guarda che sta piovendo, una intensità tale che può compromettere, allora è chiaro che il sindaco deve attivarsi per... Tant'è che un mese, guardi, sono così utili questi allerta meteo che io un mese fa ho chiuso le scuole a Cetraro e si chiedevano il perché io avevo avuto questo allerta. Quindi funziona, il meccanismo funziona. Cosa può succedere? Cosa può succedere? E questo voglio dire, fortunatamente, guardiamola dal lato positivo. Un evento meteo in 10 minuti può variare la precipitazione anziché scaricare sul territorio, scarica sul mare. Meno male, perché alcune volte alcune cellule segnalate, quindi è partito un allerta particolarmente insidioso, poi alla fine non è successo nulla. Successo. E allora la scelta sta a chi sta sul territorio, se il buon senso. Allarmarsi. Soldi tra virgolette inutilmente, oppure lasciar cadere la cosa e veramente poi no, mi rendo conto che abbiamo una responsabilità anche noi. Fate voi, abbiamo una responsabilità anche noi come stampa, come mezzo di informazione, perché a volte noi facciamo la tragedia, allerta meteo, nevica, poi uno dice ma a gennaio nevicherà per forza, quindi alla fine ingigantiamo un po' le cose. Però c'è una cosa per l'esperienza consumata, io chiedo scusa se mi intrometto, però chi sta sul territorio gli rimane il cilindro acceso. No, perché poi molto spesso, perché se no non diciamo la verità, che molto spesso poi non ha strumenti, non ha mezzi, non ha fondi economici per poter intervenire. Io e allora deve fare quello che ha detto Silvio, i REP deve chiudere, che non sai come comportarti, anche da questo punto di vista. Perché guardate, io ho consumato un'esperienza, dottore, ma io non lo dico in termini polemici perché non lo voglio fare, perché credo che le istituzioni tra di loro devono fare sinergie. Io ho avuto l'esperienza il giorno 25 gennaio, una settimana dopo l'esondazione del cratere. Arriva un'allerta, allerta 3. Bisogna evacuare, no? Allora io sono stato informato, ho convocato lì la mia squadra di manutenzione, i vigili urbani, i carabinieri, eccetera, e dico, dobbiamo evocare. Dove porto questa gente? Nella contrada dell'Attuella, che sta vicino al cratere, perché le forti piogge, il cratere poteva nuovamente esondare, eccetera. E allora non sapevo cosa fare, dovevo portare tutta questa gente, ero in grado di farla spostare. Ho fatto un'ordinanza di allertamento, ho chiamato dei consiglieri comunali di Sibari, dei ragazzi amici miei, e li ho mandati casa per casa, bussare, erano 10:30 di sera, allertatevi, il sindaco, c'è un'ordinanza, eccetera. Poi sono andato personalmente insieme al consorzio di bonifica a verificare il cratere. A un certo punto vado sul coscile, dottore Mazzoli, e praticamente ero lì, era tutto pieno, però preoccupazione non ce n'era. E chiedo, ma l'altra volta dove hai sondato il cratere?
questo amico che mi accompagnava dice dobbiamo fare quasi un chilometro e ci inoltriamo su questa stradella e fa, dice dobbiamo fare presto perché potrebbe arrivare l'acqua, dice, ma non c'è andare. Mentre facevo questo arriva una telefonata della protezione civile regionale, come vanno le cose? Guarda, non ci sono preoccupazioni, ma quindi lei ci garantisce che è tutto a posto? Aspettate, siccome mi state registrando, io non sono bravo a fare previsioni, sto verificando anche di persona, ma da quello che mi dicono i tecnici pare che sia tutto tranquillo. E com'è andata? Ritorno dalla stradina, vado nuovamente dove ci sono tutti gli altri e metto ordinanza di evacuazione perché ho avuto paura che ero stato registrato, okay. E molto probabilmente se fosse accaduto il disastro io meglio prevenire, no, in questi casi mi è rimasto il cerino acceso. Purtroppo in questi casi il problema è che si riesce anche a ipotizzare, perché nel caso del Crati comunque già sia la prima che la seconda volta avevamo centrato comunque la allora, del Crati parliamo tra due minuti, però prima da Andrea vorrei farmi spiegare un po' di cose. Allora, io avevo contattato anche le amministrazioni di Cerzeto e di Mormanno, lo dico. Sì, sì. Cerzeto perché qualche anno fa, ricordate, c'è stato un intero paese che è venuto giù, la frazione di Cavallerizzo di Cerzeto, per fortuna senza vittime, è andata benissimo, e Mormanno per il sisma dell'ottobre scorso che ben conosciamo. La situazione adesso sembra tranquilla, però D'Andrea, come vi state muovendo ancora, se ce lo può dire brevemente, su questi due casi, come si è sviluppata la vicenda? A Cerzeto è nato praticamente un nuovo paese, a Mormanno la situazione è un po' diversa, più complessa forse, me lo dica un po', sì, mi descriva. Direi Cerzeto è stato un po' un modello, un metodo di lavoro, no? È stata una prova generale. Una prova generale, purtroppo anche molto grave, però diciamo che siamo riusciti poi dopo alcuni anni a completare, anche perché il dottore Mazzeo diceva c'è la previsione, c'è la prevenzione, c'è il soccorso, ma c'è anche c'è il riportare alle normali condizioni di vita quelle comunità colpite. Lì siamo praticamente riusciti a chiudere il cerchio. Su Mormanno stiamo operando con una legge diversa da Cerzeto, perché la normativa intanto si è adeguata, quindi si è stata rivisitata e sono cambiati proprio i termini anche temporali della gestione dell'emergenza. Quindi su Mormanno però siamo già partiti, c'è un commissario delegato che è stato nominato dalla presenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento della Protezione Civile, che è il prefetto, ed il prefetto, avvalendosi di una struttura tecnica amministrativa di supporto, sta gestendo tutta la fase dell'emergenza. La Regione c'è dentro il Comune, c'è dentro anche il provveditorato alle opere pubbliche, insomma c'è quello che occorre per gestire l'emergenza. Ecco, sono stati avviati, chiedo scusa, sì. Anche gli interventi, proprio la settimana scorsa si è effettuato il sorteggio dei tecnici per le progettazioni e le direzioni lavori, e sono state scelte anche le ditte che dovranno effettuare i lavori di messa in sicurezza dell'abitato, quindi diciamo che siamo in una fase abbastanza già avviata. Ecco, se, soltanto telegraficamente, ma se dovesse arrivare un'altra scossa molto forte, voi cosa vi aspettate che possa accadere a Mormanno? Beh, guardi, questo problema va affrontato con un po' di fatalismo, perché voglio dire, cioè la scossa può arrivare in Calabria in ogni momento. E in ogni luogo. Ma quel centro abitato ha dei rischi particolari? Quel centro abitato oggi è stato, diciamo, è stato provvisto anche di opere, diciamo, di allontanamento in qualche senso delle situazioni, per esempio parlo di caduta dei cornicioni, cadute di tegole, c'è stato tutta un'operazione di una sorta di bonifica, esatto, okay. Di messa in sicurezza, diciamo, di primo livello. Chiaramente può accadere tutto, però dobbiamo anche vivere con questa consapevolezza. Purtroppo, che è tutto, certo, possibile, che il terremoto può accadere in ogni tempo e in ogni luogo.
E sottolineiamo, non si può prevedere. E non si può prevedere, guardi, è un millantatore chi dice che si può prevedere, è un millantatore chi dice che accadrà, perché io ho letto anche sui giornali che il terremoto domani sarà sotto, che l'epicentro sarà determinato sotto il comune di X. Non lo dica, perché sennò... Cioè, voglio dire, queste cose non ci crede ormai più nessuno, mi auguro. Io vorrei avere 3 ore, perché parlare di queste cose ce l'avremmo di tempo da chiedere, invece purtroppo non possiamo. Allora, io però ho preso un impegno col sindaco Papasso che avremmo parlato di questa cosa che è accaduta a Sibari, città nota nel mondo come poche altre, devo dire, dove è successa una vergogna. Allora, c'è stata questa esondazione che può capitare, il problema è che ci è sembrato che con troppa lentezza si sia operato. Alla fine, e dopo molti giorni, è arrivato anche il ministro Barca. Allora, sindaco, poi mi dice cosa è successo dal suo punto di vista. Io però adesso invece vorrei fare sentire a tutti gli impegni che ha preso il governo. Era ancora il governo Monti, adesso però questi impegni saranno traslati nel nuovo governo. Il ministro Barca a Sibari, quello che ha detto, i 4 punti che ha individuato per sanare una situazione che davvero ha messo la Calabria in ginocchio dal punto di vista anche dei media, perché in tutto il mondo si è parlato di Sibari allagata, in Italia le TV nazionali diciamo che erano un po' distratte forse da altro. Sentiamo il ministro Barca. Gli impegni, li riassumo, li avete già sentiti, sono 4. Una verifica di legalità, che è pregiudiziale a ogni altra cosa, volta ad accertare se e in che misura l'occupazione impropria, l'utilizzo improprio di quei terreni, improprio rispetto probabilmente alla legge, abbia concorso a determinare la rottura di un antico argine. Secondo impegno, una seconda verifica, la verifica di come sia potuto avvenire, che è un intervento già previsto di rafforzamento di messa in sicurezza del Crati, per il quale vi era uno stanziamento deciso dal CIPE nel febbraio dello scorso anno, non sia stato avanzato. Terzo, come avete sentito, la restituzione del sito alla situazione di giovedì notte 17 gennaio, per la quale il Ministro dei Beni Culturali ha immediatamente immaginato l'utilizzo dei fondi che sono in questo momento e consentiranno, se ho capito, da lunedì di cominciare ad arrivare alla prima rimozione del fango, così come è avvenuta già quella dell'acqua. E da ultimo, come avete sentito ancora dall'amministratore delegato di Invitalia, la realizzazione di quell'intervento che con la Regione abbiamo deciso di indirizzare a Sibari. Ricordo che il programma Attrattori Culturali è un altro programma che abbiamo salvato da una cattiva conduzione che, come sempre, quando sono le cose cattive come le buone, è responsabilità di tutti. Barca dice è responsabilità di tutti, sempre comunque qualcosa. Allora, sindaco Papasso, sembra il destino di Sibari questo, Crotone la distrusse 500, e la allagò. E 510 avanti Cristo. Ma si poteva prevedere questa cosa intanto oppure no? Allora, lì cosa è accaduto? È accaduto che il fiume Crata è esondato perché è crollato un argine. Perché è crollato un argine? Perché non c'è attenzione, non c'è la necessaria manutenzione. Se è vero come è vero che sono stati stabiliti, è stato stabilito un finanziamento di 4 milioni di euro per gli argini del fiume Crati ricadente nel comune di Cassano e di Corigliano, diciamo nei pressi della foce, che lì dopo un po' siamo alla foce del Crati, e c'è stato un accordo di programma, poi la Calabria è stata commissariata. Io a giugno scorso sono andato a parlare con il commissario, con il dottore Percolla, quale mi ha detto fai pressione nei confronti della provincia per far fare subito la progettazione. Io vado in provincia, parlo con l'assessore competente, con il presidente Oliverio, mentre la provincia si organizza il dottore Percolla avoca a sé la gestione del finanziamento, quindi soggetto attuatore diventa lui stesso. Ad oggi ancora non c'è nemmeno la progettazione preliminare, siamo in attesa dell'emanazione del bando per
recuperare i progettisti, coloro i quali devono poi... Ma quindi è solo un problema di burocrazia? È burocrazia, però la burocrazia che sta andando avanti da 3 anni, e invece si poteva fare presto. Quando a me è stato segnalato che l'Argine poteva avere qualche problema, io ho comunicato alla provincia, la provincia ha eseguito immediatamente un sopralluogo. Dopo c'è stata la piena, per tutte quelle cose che abbiamo detto prima, la troppa pioggia, eccetera, perché è accaduto in quei giorni il 25% di tutta la pioggia che cade generalmente in un anno. Però ci siamo accorti di un'altra vicenda, che a dire vero è a conoscenza di tutti da decenni, ma soprattutto al 2008, ad oggi, 2008, perché c'è stata altra esondazione del cratere che ha invaso alcune abitazioni dei contadini della contrada Lattughelle, e ci sono gli agrumeti che sono stati realizzati nella Golena e fiume Crati. E io ho denunciato questa situazione qui. Proprio domani era stato convocato da Sua Eccellenza il Prefetto un incontro con tutti coloro i quali sono competenti al riguardo, perché in quella circostanza, nella circostanza della venuta del Ministro, sono state date alcune consegne, quella di vedere come stanno le cose, di recuperare tutto l'incartamento necessario, le indagini accurate, ognuno aveva il proprio compito e il prefetto, il sindaco stavano a controllare e coordinavano, ma soprattutto il prefetto, tutta questa attività. Il ministro è venuto sul posto, ha voluto vedere quello che è accaduto, e quando arriva la piena le piante fanno da barriera, le acque non defluiscono normalmente, poi forzano e sonda il crate, in questo caso ha interessato un patrimonio, è un patrimonio che sì, c'è la responsabilità del privato, c'è la responsabilità anche di chi per poter passare il tubo dell'irrigazione molto spesso forza, buca. C'è anche un problema lì a Sibari sulla Golena e Fiume Crati, sull'Argine, perché ci sono le nutrie, sono degli animali, dei castori che venivano allevate nella piana per produrre pelli. Poi la commercializzazione delle pelli non è andata più. Chi allevava queste nutrie ha pensato bene di liberarle, siccome si riproducono in maniera facile e vivono in ambiente umido, tutto l'Argine, il fiume Crati, è bucato perché ci sono le tane, e questo indebolisce l'Argine, e quindi quando arriva la piena più facilmente esonda. Lei deve sapere una cosa, che c'è un agrumeto fresco di giornata. Quando dico questo, dico... Un agrumeto nuovo? Avrà un paio d'anni, circa, che ha visitato anche il ministro. Realizzato in area SIC, perché lei sa che il cratere è un'area... Cioè, alla foce è un'area SIC di interesse. No, ma quindi si sa chi è il proprietario, però, no? Si sa. Noi abbiamo fornito nome, cognome e paternità. Si stanno facendo gli accertamenti. Per la parte che mi riguarda, anche se non è mia competenza, ho già detto, assumendomi la responsabilità, se in modo, io sono pronto ad emettere la necessaria ordinanza per l'eradicazione degli agrumeti. Però ci sono autorità che stanno sopra la mia testa, che devono starmi accanto, devono starmi vicino, si devono assumere la loro responsabilità. Certo. Io voglio dare atto al Ministro che è venuto sul posto, cioè non ha fatto la passerella, è venuto sul posto, ha guardato e poi nel comunicato stampa che ha emesso ha scritto che la progettazione di cui hai 4 milioni di euro deve prevedere anche l'eradicazione, cioè l'intervento deve prevedere anche l'eradicazione degli agrumeti. Così come devo dire, in quelle ore io ho chiamato in provincia, il presidente della provincia mi ha mandato uomini, mezzi, che hanno lavorato anche un'intera nottata per tamponare la falla. Poi c'è stato l'impegno del consorzio di bonifica, dei vigili del fuoco, cioè chi ha potuto, la protezione civile. Io vorrei dire anche un'altra cosa, la protezione civile si è dotata di tanti mezzi in questi ultimi mesi e settimane, però non ha i trovatori necessari per... Okay. Intervenire lì, perché giustamente mi diceva il dottor Mazzetti, io ho mandato quello che potevo mandare. Allora, intanto mi dispiace per gli agrumi, per carità, che ci piacciono a tutti, però se sono in un'area pericolosa, allora è chiaro che bisognerà pensare ad eliminare questi agrumeti. Sì, allora, però è possibile che nessuno si è accorto nel corso degli anni. Chi doveva controllare? Mi dica chi doveva controllare. I sindaci, no, la regione, la provincia. L'AFOR, l'ARSA, che ha la competenza
i sorveglianti idraulici. Quindi ci sono molte responsabilità. La provincia ha dichiarato, il Presidente Oliverio, dinanzi al Ministro, io voglio dare atto, che ha presentato gli esposti alla Procura della Repubblica competente per dire che ci sono queste cose qui. Okay. Però il dramma del dramma, sa qual è? Che io in questi giorni, come sindaco, ho ricevuto la richiesta di risarcimento danni di un proprietario di Agrumeto, perché il Crate ha dato fastidio a sua veramente una storia. Vabbè, quando ci sono troppe responsabilità, poi alla fine non è responsabile nessuno, mi pare di capire. Mazzeo, allora, voi dite, non siamo attrezzati per prosciugare. I laghi. Attenzione. Perché quello era diventato un lago, quello? Cioè, protezione civile. Ecco, come vi siete mossi? Ecco, noi ci siamo mossi immediatamente, voglio dire, abbiamo per 8 giorni e interrottamente abbiamo messo in campo sia personale regionale che attivando le associazioni di volontariato di protezione civile per movimentare queste pompe idrauliche che hanno continuamente, ne abbiamo due grosse, una un po' più piccola, ma tutte le altre piccole che abbiamo sono per interventi puntuali, sì. Ovviamente servono nelle case, insomma, in case, voglio dire, in ambito urbano, ovviamente. Sì. Ripeto, la mia era una battuta ironica, non siamo attrezzati a prosciugare i laghi, però dico una cosa. Tornando al concetto di prevenzione, che comunque espleta funzione preventiva che espleta la protezione civile, anche in quel caso già da circa 2 anni aveva fatto un quadro molto preciso, che parte quindi è quello che ci dice il sindaco di Cassano. Ma un altro aspetto che comunque è da non sottovalutare è che da tempo è notoriamente stato accertato che la foce del Crati è, rispetto al letto del fiume, in posizione superiore. Sì. E quindi è chiaro che basta che ci sia un mare forza addirittura. Quindi il fiume non defluisce più. Quindi mettiamoci Agrumeti, mettiamoci che la foce non è stata messa a posto per come doveva essere messa a posto, progettata. Ecco. Comunque, perché l'intervento alla foce. Alla fine, voglio dire, questo aspetto noi l'avevamo segnalato 2 anni fa. Ma si può fare qualcosa in un caso simile? Si può migliorare questa situazione? Si può fare sicuramente rendendo la foce libera. Libera, ok. Libera, in modo che comunque le forze del mare non possa contrastare quello che è un'onda di piena. Se no siamo in una situazione tipo Venezia, per capirci. Sì, perché altrimenti arriva dentro la marea. Comunque, noi, nel nostro, opere preventive, perché noi diamo anche, sia grazie ai nostri tecnici di supporto, insomma, ai tecnici degli enti locali, ma anche grazie a convenzioni che abbiamo con gli ordini degli ingegneri, ordini dei geologi, noi lavoriamo sul campo della prevenzione anche sotto l'aspetto di carattere tecnico, quindi scendiamo proprio puntualmente sul territorio. Questo aspetto era stato evidenziato, attenzione all'argine, che comunque non è per come dovrebbe essere, attenzione agli agrumeti, attenzione alla foce. Cioè questi tre aspetti alla fine messi insieme, chiaro, che determinano, anche perché un'ondata di piena non si vede nell'immediatezza, arriva da lontano. Allora, solo una cosa, sindaco, per chiudere, però molto sinteticamente, sì. Com'è adesso la situazione agli scavi di Sibari e soprattutto abbiamo perso qualcosa, è stato danneggiato qualcosa? Guarda, il danno è incalcolabile al momento, perché se non viene portato via il fango non si può ancora dire. Però 300.000 euro messi a disposizione al ministro Onnaghi, sono in atto i lavori, stanno già pompando con delle apparecchiature, dei mezzi utili il fango. Poi bisogna fare un lavoro di rifinitura. Il ministro Barca, nel corso della sua visita, ha garantito alla sovrintendenza che i soldi ci sono. Mi piace anche dire che qualche giorno fa a Roccetta di Borgia si è tenuta la conferenza di servizi per incominciare a valutare le progettazioni relative agli interventi annunciati da parte del ministro Barca. Io sono fiducioso, si sta lavorando, spero che tutto possa essere restituita ai fruitori entro brevissimo tempo, anche perché ci avviciniamo all'estate, l'estate sulla nostra costa si riversano decine di migliaia di turisti, speriamo che possano avere il parco archeologico rimesso in sesto e fruibile. E c'è soltanto una cosa, che di Sibari ce ne siamo ricordati oggi, che sono del Crate, che sommerge i laghi di Sibari. Sibari è un patrimonio che appartiene all'umanità intera, la piana di Sibari è la vera grande piana della Calabria, che merita interventi, che merita attenzione, quell'attenzione che non ci sono mai state. Abbiamo parlato di Crate, chiedo scusa, ultima cosa, noi dobbiamo vivere di turismo lì,
Il parco significa turismo culturale, storia, patrimonio dell'umanità, eccetera. Però il Crati dietro di sé, 90 chilometri, porta tutto ciò che viene prodotto, no, fino a Sibari. E noi stiamo chiedendo da tempo il disinquinamento del fiume Crati, perché se dobbiamo vivere del turismo, la risorsa mare non la dobbiamo sprecare. E poi avete anche il problema, appunto, stavo pensando, dei laghi di Sibari, al canale Stombe, lo Stombe si riempie, quella è un'altra cosa. Io purtroppo ho solo 2 minuti di trasmissione, devo veramente chiudere a questo punto, lo so che è un argomento talmente vasto, se mi consente però vorrei soltanto sprecare ancora un minuto con il sindaco. Sindaco, lei ha battuto cassa con la protezione civile, ecco, cosa potrebbe fare la regione alla protezione civile per alleviare questi problemi che hanno i comuni, soltanto la protezione civile? Onestamente nulla, mi rendo conto, io so diversificare le responsabilità. La regione Calabria potrebbe anticipare le spettanze delle ditte calabresi che hanno lavorato in quelle due emergenze del 2009 e 2010, ma mi rendo conto che anche la regione Calabria ha delle difficoltà se non riesce neanche a pagare gli LSU, per cui vede, è un disastro. Sibari è il simbolo di un disastro. Se non si riesce a spendere 4 milioni di euro per difendere la città più antica e gloriosa, no? della Calabria, insomma, ci si rende conto di come insomma, si è vissuto in questi anni, senza dare responsabilità, perché le responsabilità vanno sempre ripartite, io non sono un fazioso, insomma, io credo che la nuova classe dirigente, perché è necessario ormai avere una nuova classe dirigente, si debba interessare di tesori, di gioielli preziosi come l'antica Sibari e naturalmente anche di un territorio bello, suggestivo, docile ad ogni illusione sentimentale come quello calabrese, che va difeso e va naturalmente curato. Allora, Mazzeo, le lascio l'ultima parola ad Andrea. Se lei dovesse individuare oggi un rischio importante per la Calabria, quale può essere? Quello sismico, l'erosione costiera, le frane, gli incendi boschivi? Voi a cosa pensate come terrore alla protezione civile? Qual è il problema peggiore che potete avere? Ecco, quindi allora bisogna pensare, cosa dite ai sindaci? Cioè, guardate bene i vostri centri storici? Di prendere atto innanzitutto delle criticità, come hanno fatto i nostri sindaci amici qui. E una volta note le criticità, redigere le pianificazioni, portarle a conoscenza della popolazione, dei cittadini, che aiuteranno il sindaco con l'adozione di norme comportamentali corrette, perché è vero che ci sono interventi strutturali, quindi si batte cassa sugli interventi strutturali, però tenga conto che per un soldo non speso in prevenzione se ne spendono 10 in emergenza, quindi voglio dire anche come discorso poi di bilancio, meglio pensarci prima. Allora Mazzeo, solo un minuto per chiudere un po' questo, oggi abbiamo parlato di tante cose, mi rendo conto veramente, come diceva lei, ce ne vorrebbe di più tempo per andare a snocciolare tutti gli argomenti. No, volevo solo fare così una riflessione, che è anche uno spunto di precisazione riguardo ovviamente alle risorse che possono essere messe in campo, che sono a disposizione. Nella fattispecie, voglio dire, ecco, parlavamo poc'anzi proprio delle opere da fare su interventi su Sibari. Diciamo, anche in quell'occasione abbiamo visto delle immagini, l'assessora dalla cultura ha individuato 5 milioni di euro, insomma, del Dipartimento Culture, quindi ha contribuito in tal senso. Vuol dire, i 4 milioni di euro alla fine a cui si faceva riferimento, ricorderei che sono in capo all'ufficio del commissario delegato. Mi deve perdonare, io devo difendere il mio territorio. Nel POR 2007-2013 c'è un capitolo apposito per il parco archeologico di Sibari. I 7 anni sono passati. Erano state stanziate, quello che ha detto Principe, sì, pubblicamente, dinanzi a tutti quanti, nel corso del Consiglio Comunale aperto, che erano 30 milioni di euro. Che i 5 arrivassero. Abbiamo un capitolo apposito scritto nel POR, io chiedo a me stesso, perché passano 7 anni,
E i 30 di cui si parlava non ci sono più. Era per precisare in quell'occasione anche la regione ha messo a disposizione, non solo, ma anche l'emergenza Bollino, a prescindere dall'ordinanza, la regione sta spendendo circa 600.000 euro per interventi di somma urgenza puntuali e che per spese che non sono coperte dall'ordinanza di protezione civile, perché alla fine questo è rimasto. Quello che poi alla fine viene messo in una contabilità speciale che è in capo all'ufficio di un commissario delegato. In quel caso i soldi non bastano mai. I soldi non bastano mai. Non bastano mai. Allora, ci dobbiamo fermare qui. Purtroppo ci fermiamo qui. Io ringrazio Edoardo D'Andrea e Salvatore Mazzeo dalla Protezione Civile Regionale. Ringrazio i nostri due sindaci Gianni Papasso, Cassano Ionio e Giuseppe Aieta Cetraro. Cittadini, informatevi del vostro piano di protezione civile comunale. Sta sui siti internet. Se no, andate al comune e chiedete spiegazioni perché è importante che lo sappiate. Vi ringrazio per essere stati con noi. Oggi abbiamo parlato di dissesto idrogeologico, prossima puntata ancora con noi per trattare di un altro argomento. Grazie, buona serata.